Questo è il pianeta Terra. Questa meravigliosa sfera blu, verde e bianca è la culla dell'umanità, dove la nostra civiltà è nata, è cresciuta e si sta sviluppando. La foto che vedete è stata scattata da una missione Apollo, Apollo 17, poco prima di arrivare sulla Luna negli anni 70. Bellissima. E a me piace sempre vedere un po' più in là, e quindi adesso vi porto con me in un viaggio del tempo, quindi non un viaggio breve, un salto molto piccolo, qualche decina d'anni nel futuro. Questa è la Luna, e quello che vedete è un albergo. Tra qualche decina d'anni noi potremmo prendere e farci una settimana di vacanza sulla Luna. Ci sarà chi ci lavora e ci sarà chi ci va per svago. Questa è un'idea reale, è un progetto costato diversi milioni di dollari di alcune catene di alberghi tra le più famose al mondo. Vi porto ancora più in là, qualche altra decina d'anni nel futuro. Qualcuno di voi probabilmente avrà paura di volare. Nessun problema. Nello spazio non ci sarà più bisogno di volare. Ci sarà un ascensore spaziale che parte dalla Terra e arriva non solo nelle stazioni orbitanti, negli alberghi sulla Luna che abbiamo visto prima, ma sarà una piattaforma per spingerci ancora più in là. Questo sistema di trasporto permetterà di risparmiare centinaia di milioni di dollari in investimenti su quello che oggi invece si utilizza, quindi lanciatori per lanciare in orbita i satelliti o i mezzi di trasporto attuali. Di nuovo, facciamo un altro salto in avanti, ancora qualche decina d'anni. Il pianeta rosso, Marte. Come tutti noi lo conosciamo, in realtà quello che vedremo in futuro non sarà una landa polverosa come quelle immagini dei rover che oggi sono sulla superficie marziana. Inizialmente ci saranno delle serre dove coltiveremo del cibo per sopravvivere, e successivamente il pianeta verrà terraformato e ci vivremo come oggi viviamo sulla Terra. Ci saranno boschi, ci sarà aria, ci saranno dei parco giochi, ci saranno degli uffici. Ma spingiamoci ancora in là, facciamo un altro salto. In futuro noi potremo circolare liberamente tra i pianeti del nostro sistema solare, ad esempio utilizzando questa, chiamiamola, autostrada interplanetaria, che utilizza un sistema estremamente efficiente di bilanciamento delle forze gravitazionali dei vari pianeti per spostarsi facilmente da un pianeta all'altro. E se volessimo andare ancora oltre, immaginate dove l'essere umano potrebbe essere. Potremmo colonizzare altri pianeti, altri sistemi solari, addirittura altre galassie. Stiamo parlando ovviamente centinaia, forse migliaia di anni. Non importa. Tutto questo esiste, sono piani, sono progetti in cui sono stati investiti denari e cervelli, quindi sono progetti reali che verranno messi in pratica nei prossimi anni, nelle prossime decine, magari centinaia d'anni. Peccato che tutto questo potrebbe davvero rimanere solo nei libri di fantascienza. Facciamo un salto indietro, torniamo ad oggi, torniamo alla nostra amatissima Terra e vediamo che cosa sta succedendo. Allora, queste immagini le conoscete. Abbiamo disboscato chilometri quadrati di foreste e le foreste producono ossigeno e l'ossigeno ci dà la vita, ci permette di respirare. Abbiamo inquinato l'acqua, e un essere umano senza acqua non può che sopravvivere per qualche giorno. Abbiamo inquinato l'aria. Allora, l'aria, l'atmosfera, è una cosa spettacolare. L'immagine della Terra prima, l'avete vista, la Terra è grande, ha un raggio di più di 6.000 chilometri. L'atmosfera sono appena un centinaio di chilometri. Immaginate, è un guscio sottilissimo, ed è quel guscio che ci permette di vivere su questo pianeta. Mi viene in mente una storiella che mi racconta un amico carissimo. Ogni volta che vengo a Milano lui mi racconta sempre la stessa cosa, perché sono ingegnere aerospaziale. Fa più o meno così. Ci sono due pianeti che si incontrano nello spazio. E uno fa all'altro: oh, ciao Terra, caspita, sono milioni di anni che non ti vedo. E la Terra: sì, sai com'è, non è che passo di qua proprio tutti i giorni. Fa: Terra, ma cosa succede? Ti vedo un po' pallida. E fa: guarda, non parlarmene, sono stata dal dottore, mi ha detto che mi sono preso l'Homo sapiens. Fa: caspita, è grave? Guarda, no, grave no, è un po' fastidioso, ma non ti preoccupare, il dottore mi ha detto che tanto poi passa. Allora,
In realtà noi esseri umani, per fortuna, il cervello ce l'abbiamo, quindi un po' queste cose le stiamo capendo. Il lavoro da fare ce n'è ancora tanto, però abbiamo cominciato, stiamo investendo in energie rinnovabili, stiamo cominciando a ragionare a livello industriale a ciclo chiuso, in modo da non avere impatti. Abbiamo capito l'importanza fondamentale dei bisogni di ciascuno di noi, che devono essere soddisfatti, i bisogni primari, e quindi qualcosa stiamo facendo, ma stiamo ancora ovviamente mettendo le nostre mani un po' in tutti i settori. Abbiamo visto terra, abbiamo visto acqua, abbiamo visto aria e stiamo creando degli enormi danni anche nello spazio. Quindi sto parlando dei detriti spaziali. Attorno alla Terra, come vedete, ci sono più di 6.000 satelliti, solo 900 funzionano. Tutti gli altri sono lì, che vagano incontrollati a 30.000 km all'ora, per intenderci stiamo parlando di 30 volte la velocità di un proiettile, a rischio di andare a sbattere uno contro l'altro generando frammenti. Ci sono già centinaia di milioni di frammenti attorno alla Terra e anche solo un piccolo pezzo di vernice potrebbe passare da parte a parte un satellite e distruggerlo. Questi oggetti, girovagando diciamo attorno alla Terra, quelli più vicini alla Terra prima o poi cadono. Un oggetto sta per cadere nelle prossime 48 ore sulla Terra, ancora nessuno sa né dove né quando. Quelli che vedete non sono, diciamo, mobili da giardino un po' bizzarri. Sono satelliti o pezzi di satelliti caduti vicino alle nostre case. E questo è un problema che continua a crescere. Nei prossimi 8 anni lanceremo altri 1200 satelliti. E la densità di questi oggetti attorno alla Terra sta crescendo con un trend esponenziale. E si potrebbe arrivare ad una situazione che aveva descritto Kessler, che è uno scienziato NASA che già negli anni 70 stava ragionando sui detriti spaziali, questa situazione in cui si potrebbe creare una collisione a catena che porterebbe alla distruzione di tutti i satelliti attorno alla Terra. E creando quindi una nube di detriti, tale per cui non riusciremo più a lanciare più nulla, non potremo più mettere il naso fuori dall'atmosfera, perché poi questi detriti ci colpirebbero e distruggerebbero qualsiasi cosa noi tentassimo di mettere in orbita. E allora qualcuno di voi penserà: e chi se ne frega? Abbiamo l'acqua inquinata, l'aria inquinata, la terra inquinata, abbiamo problemi sociali, abbiamo problemi politici, chi se ne frega dello spazio? Vero, ma non vero. La maggior parte della tecnologia che noi oggi utilizziamo in realtà arriva dallo spazio. Vi ricordate quando eravamo bambini, per chiamare negli Stati Uniti bisognava chiamare un centralino, prenotare la telefonata, farsi richiamare e mettersi in comunicazione poi con gli Stati Uniti. Oggi chiunque di voi prende il cellulare, chiama qualsiasi persona in qualsiasi parte del mondo in 0,5 secondi. Quanti di voi prende un aereo almeno una volta l'anno? Immaginate quanto sarebbe difficile spostarsi da un continente all'altro senza GPS. Ma pensate anche solo all'agricoltura, ai satelliti meteorologici, i satelliti che monitorano gli oceani, gli incendi, i terremoti, i satelliti che danno una mano ai medici nei paesi in via di sviluppo, fornendo loro dati in tempo reale dalle cliniche magari negli Stati Uniti o in Europa. Tutto questo potrebbe non esserci più. Tutto questo è molto altro. Quindi questo è quello a cui potremmo arrivare. Ci sono oggetti al di fuori della Terra, molto grandi, asteroidi. Uno è caduto in Russia poco tempo fa, uno è caduto sulla Terra 60 milioni di anni fa, ed è grazie a quello che, grazie a quello in cui noi, come civiltà, come esseri umani, siamo riusciti ad esistere, portando però all'estinzione una specie che c'era prima. E questi oggetti viaggiano attorno alla Terra. Allora immaginate la situazione: noi siamo relegati su questo pianeta, su questa meravigliosa astronave che viaggia nel sistema solare. Però è l'unico posto dove noi siamo. Questi oggetti continuano a incrociare le nostre traiettorie. Questi grossi asteroidi, grandi chilometri, potrebbero venirci addosso. E noi non sappiamo l'effetto che potrebbe avere. Potrebbero portarci all'estinzione. Quindi noi dobbiamo avere la capacità, come abbiamo fatto dai tempi dei Fenici, di espanderci, di trovare nuovi posti dove poter vivere, e dobbiamo farlo in modo intelligente. Altrimenti rischieremo tra 50 anni o 100 anni di non esserci più. Spaventati? In realtà l'obiettivo non è di farvi fare queste facce di spavento.
L'obiettivo è dirvi: sì, signori, abbiamo un problema di cui magari qualcuno di voi neanche aveva mai sentito parlare, è un problema invisibile, sopra le nostre teste, però c'è qualcuno che ci sta pensando. Ci sono organizzazioni internazionali, c'è NASA, c'è l'Agenzia Spaziale Europea, grandi aziende che operano nel settore spaziale, che stanno progettando queste missioni per andare a recuperare i satelliti morti. Ci sono ancora diversi problemi. Uno, la tecnologia oggi ancora non esiste, non esiste il sistema fatto e finito per andare a recuperare, non si sa come fare. Ci sono problemi politici e legali. Oggi un russo non può rimuovere un satellite americano, un americano non può rimuovere un satellite cinese, quindi anche questo è da risolvere. E soprattutto c'è un problema di base, c'è un problema di prospettiva. Questi sistemi, queste grosse missioni ultra complicate, prevedono di riuscire a rimuovere sulla carta da 5 a 10 satelliti all'anno. Ma abbiamo detto prima che ne lanciamo almeno 100 ogni anno, quindi 100 su, 10 giù. C'è qualcosa che non torna. Queste soluzioni da sole non bastano. Bisogna fare un cambio di prospettiva. Bisogna ragionare in modo sistemico e fare in modo che tutto ciò che noi lanciamo nello spazio, come primo passo, possa essere rimosso quando non serve più. Ed è qui che entriamo in gioco noi di D-Orbit, società che ho fondato 2 anni fa, e che sta sviluppando dei motori intelligenti da attaccare sui satelliti, in modo tale da rimuovere i satelliti a fine vita, quando non servono più, in modo rapido, controllato e sicuro. E questa idea, come tantissime idee, è nata da un sogno, il sogno di andare nello spazio. E a un certo punto, lungo il mio percorso verso lo spazio, mi sono reso conto che lo spazio non solo non potrebbe più essere disponibile per me, ma neanche per nessun altro. Ho detto: beh, aspetta, se davvero voglio andare nello spazio, cerchiamo almeno di riuscire a rimanerci per più di qualche secondo. E quindi ho cominciato a pensare ad una soluzione, che non fosse la soluzione classica di andare a recuperare i satelliti, ma pensando ad un percorso che potesse permettere a noi di arrivare in quel futuro che vi ho mostrato prima. E quindi con questo pezzo di carta sono volato in Silicon Valley, negli Stati Uniti, ho fatto un periodo in NASA, e da lì quell'idea, quel concetto è diventato un piano industriale. Nel 2010 sono rientrato in Italia, ho trovato un fondo di investimento italiano, Venture Capital, che ha creduto da subito nell'idea, che ancora oggi ci accompagna, e insieme con altri 3 italiani che lavoravano in altre aziende europee nel settore spazio, a marzo del 2011 è nata l'azienda. Questa azienda che oggi ha 13 persone, tutte appassionatissime di spazio e con una gran voglia di fare la differenza, di avere un impatto positivo sulla società. Queste persone lavorano per assicurare un accesso pulito e sicuro allo spazio. E dicevo, il nostro dispositivo è un motore intelligente, quindi dotato di una certa intelligenza, e funziona in maniera abbastanza semplice. Si installa sul satellite, il satellite va in orbita, fa quello che deve fare, quindi telecomunicazioni, foto della Terra. Quando finisce, da Terra è possibile comandare direttamente il nostro satellite, che lo spinge, se il satellite è vicino alla Terra, lo fa rientrare in atmosfera, dove brucia, oppure lo spinge in un'orbita di parcheggio più lontana, dove non può creare danni a nessuno, in attesa che magari in futuro, con una tecnologia che oggi non c'è, possano essere recuperati questi satelliti e magari riciclati direttamente in orbita. Chiaramente è un dispositivo che deve essere indipendente dal satellite, deve funzionare anche quando il satellite non funziona. E soprattutto deve rimuovere il satellite in poco tempo. Pensate che oggi è ammesso rimuovere un satellite vicino alla Terra in 25 anni. Ma abbiamo detto prima che la densità di questi detriti sta aumentando in modo esponenziale. Non abbiamo 25 anni. Noi li rimuoviamo in 40 minuti. E se qualcuno di voi sta pensando di comprarsi un satellite e volesse metterci a bordo il nostro dispositivo, non solo non avrebbe più problemi, più grattacapi, diciamo, per la rimozione del satellite, ma potrebbe addirittura farci più soldi. E questo è un bel vantaggio per chi oggi invece il problema lo crea. E se invece qualcun altro non fosse interessato a comprare un satellite, ma fosse interessato ad un'assicurazione sulla vita contro le cadute dei satelliti, che abbiamo visto prima, ecco, anche su quello non vi preoccupate, perché quando noi li rimuoviamo sappiamo esattamente dove stanno andando a cadere. E dicevo, il progetto è nato nel 2011, nel 2012 abbiamo realizzato il primo dimostratore che abbiamo testato, sono alcune immagini del test che abbiamo fatto in Germania. E quest'anno, quindi un anno di differenza, abbiamo qualificato il cervello del nostro dispositivo per farlo funzionare nello spazio, quindi per resistere ai carichi, alle forze, alle vibrazioni del lanciatore, e poi per farlo funzionare nel mondo spaziale. E adesso, tra 2 settimane, questo oggetto verrà mandato in orbita dalla Russia e verrà testato nello spazio.
Quindi il passo successivo sarà la commercializzazione del prodotto e riuscire ad installarlo su tutti i satelliti che partiranno da oggi in poi. E questo è il nostro, diciamo, piccolo ma fondamentale contributo, è il primo passo per risolvere i problemi dei detriti spaziali, che noi consideriamo veramente un collo di bottiglia per tutto lo sviluppo dell'attività commerciale del pianeta Terra. Tra qualche centinaio d'anni, nel futuro, ci guarderemo indietro e probabilmente sorrideremo un po' come facciamo oggi pensando al Medioevo, no? Sorrideremo pensando a quanto fosse in realtà facile progettare le nostre attività umane di svago, di business, in modo intelligente, costruttivo e strategico. E quello che possiamo fare però noi oggi, sempre su questa meravigliosa sfera blu, sulla nostra astronave Terra, noi oggi abbiamo la capacità di poter progettare il nostro futuro, di volere un futuro che sia capace di futuro. Quindi sappiamo dove vogliamo arrivare e conosciamo bene quello che abbiamo a disposizione, perché tutte le risorse che abbiamo a disposizione sono lì, sono su questa sfera. Quindi sappiamo dove vogliamo arrivare, sappiamo da dove possiamo partire. A questo punto ciascuno di noi, ognuno nel proprio ambito, può rimboccarsi le maniche, chi a casa, chi opera sulla terra, chi opera sull'acqua, chi opera nell'aria e chi opera nello spazio, per creare un futuro capace di futuro. Quindi grazie a tutti e buon lavoro.